con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo Atti capitolo 20 dal versetto 22. Amen, il Signore sia lodato. E ora ecco, vincolato dallo Spirito, vado a Gerusalemme, non sapendo le cose che là mi avverranno, salvo che lo Spirito Santo mi attesta in ogni città che mi aspettano legami e afflizioni. Ma io non faccio alcun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di compiere il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare l'Evangelo della grazia di Dio. Fin qui la parola di Dio. Accomodatevi, fratelli. Gloria al Signore. Un discorso che Paolo fa agli anziani di Efeso prima di partire per poter raggiungere Gerusalemme, un discorso che in qualche modo riguarda proprio l'atto di Paolo, la sua umiltà, il suo desiderio di servire il Signore. E diciamo che le frasi anche che utilizza sono frasi molto forti, ma sono frasi veramente sentite. Lui riconosce la guida dello Spirito Santo nella conduzione, nel trasporto che ha anche nel dirigersi nelle varie città, riconosce da parte dello Spirito Santo che egli è chiamato a predicare il Vangelo e a dirigersi in diverse città, perdonatemi, a servire il Signore, pur dovendo affrontare delle afflizioni, dei dolori. È scritto: lo Spirito Santo mi attesta in ogni città che mi aspettano legami e afflizioni, ma dice: io non faccio alcun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di poter completare quella corsa che il Signore mi ha affidato e pur di poter adempiere al mandato che Cristo mi ha dato, quello di predicare il Vangelo. Ora, la visione di Paolo, l'atteggiamento di Paolo dovrebbe essere il nostro atteggiamento. Un uomo salvato è un uomo che ha rinunciato a se stesso per poter correre la gara che gli è posta dinanzi e per poter servire in maniera ardente il Signore. Questo è un uomo nuovo, un uomo che vive la nuova nascita. Noi ringraziamo il Signore per la consapevolezza che Dio ci dà. Ed è bello quando leggiamo proprio di Paolo che lui è come se la sua visione della vita, la sua visione del mondo è cambiata da quando Gesù è entrato nel suo cuore. Sì, perché quando un cuore è nuovo, i pensieri cambiano. C'è una trasformazione di pensiero, di animo. C'è una visione diversa rispetto al passato. C'è una visione della vita, del mondo, che risulta essere totalmente diversa rispetto a quello che era prima. Ed è bello, notate, io non faccio alcun conto della mia vita come se mi fosse preziosa. Io ho rinunciato a tutto. Io ho rinunciato a tutto. La mia priorità adesso si chiama Gesù. È bello ascoltare e vedere testimonianze viventi di questi cuori cambiati. Ecco, fratelli, noi dovremmo essere, e lo siamo, testimonianze viventi di cuori cambiati. Tutto è diventato nulla rispetto al Signore. Tutto è passato in secondo piano rispetto al Signore. Tutto è diventato secondario rispetto a Dio. La vita è diventata secondaria rispetto a Dio. Il mio essere è secondario rispetto a Dio. Il mio lavoro è secondario rispetto a Dio. La mia famiglia
è secondaria rispetto a Dio. Mia moglie, mio marito sono secondari rispetto a Dio. I miei figli vengono dopo rispetto a Dio. Prima Dio, perché abbiamo conosciuto la cosa più preziosa, e il bello è proprio questo: più conosciamo Dio, più ci avviciniamo al Signore, più lo amiamo, più lo amiamo, più non possiamo fare a meno di Lui e più le altre cose diventano secondarie. Addirittura Paolo dice della sua propria vita: non mi è preziosa, la metto in secondo luogo, io non faccio alcun conto della mia vita, insomma, come se mi fosse preziosa, dice, pur di compiere il mio corso e il ministero che mi ha affidato Gesù. E gloria al nome del Signore, gloria al nome di Dio, perché noi siamo di coloro che sono cambiati, si sono avvicinati al Signore e abbiamo considerato tutto il resto spazzatura rispetto a quello che abbiamo guadagnato con Cristo Gesù il Signore. Filippesi capitolo 3, Paolo stesso dirà: ciò che per me era un guadagno, io l'ho considerato un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, dice, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Filippesi capitolo 3 versetto 7-8. E gloria a Dio per questa rinuncia, gloria a Dio per questa visione della vita, perché Paolo ha saputo rinunciare a se stesso. Quanti oggi veramente rinunciano per guadagnare Cristo? Quanti oggi veramente rinunciano pur di poter abbracciare la croce? Quanti veramente rinunciano a se stessi pur di essere attivi nell'opera del Signore? Quanti veramente lo fanno? Luca capitolo 14 è scritto così: dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. E ancora Luca capitolo 9: se uno vuol venire dietro a me, è scritto, rinuncia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Allora ecco come possiamo essere seguaci di Cristo: se consideriamo il resto secondario, abbiamo rinunciato a noi stessi, come Paolo, come Paolo. Io desidero veramente rinunciare a me stesso per Dio, e questo è quello che Dio, per Dio gratifica, questo è quello che apprezza il Signore. Signore, aiutaci veramente a fare rinunce per te. È scritto così: io non faccio alcun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di compiere il mio corso. Un'altra traduzione dice la mia corsa, pur di completare la corsa che mi è stata affidata. Fratelli, io e te abbiamo iniziato una corsa. Io e te abbiamo iniziato una corsa e siamo chiamati a raggiungere il traguardo. Non vale più l'inizio che la fine, ma vale più la fine che l'inizio. Noi dobbiamo raggiungere il traguardo, cari nella grazia. Noi dobbiamo mirare alla meta e con perseveranza siamo chiamati a correre. E Paolo ha rinunciato a se stesso pur di correre quella gara. È scritto in Ebrei capitolo 12: anche noi, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso, il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù. Abbiamo desiderio di completare questa gara, eppure, fratelli cari nella grazia, tanti si fermano agli ostacoli, e io vi dirò: sì, questa è una corsa ad ostacoli, ma con Dio saremo capaci di oltrepassare gli ostacoli.
Eppure tanti si stancano in questa corsa. Sì, questa è una corsa che stanca, è vero, ma con Dio noi acquistiamo nuove forze. Eppure tanti, insomma, possono dire: ma questa corsa è lunga, estenuante, eppure Dio ti dà la perseveranza di poter continuare e raggiungere il traguardo. Eppure tanti possono dire: questa corsa fa soffrire, è dolorosa. Sì, è vero, fratelli, talvolta richiede sacrificio. È scritto: lo Spirito Santo mi attesta in ogni città, dovrò subire legami, afflizioni, ci saranno anche nella tua vita. Ma Cristo è il Consolatore, è colui che c'è vicino, è colui che ci rinforza, è colui che ci consola, è colui che ci sostiene, è colui che ci prende per mano e ci porta avanti. Gloria al nome del Signore. Dobbiamo mirare alla meta, come Paolo, pur di mirare a completare quella corsa. Io rinuncio a tutto. Dobbiamo mirare a quella meta. Tanti perdono tempo in tanti discorsi, in tante faccende, a ricercare beni materiali e tutto quello che può soddisfare la carne, e poi non hai guadagnato niente. Tanti, insomma, perdono tempo nei litigi, nelle contese. Tanti perdono tempo, veramente, fratelli, nei rancori. Tanti perdono tempo nelle divisioni, nelle gelosie. Tanti perdono veramente tanto tempo, senza considerare che l'unica cosa necessaria è raggiungere la meta e abbracciare Gesù. Questa è la cosa necessaria, e che prima o poi tutti ce ne andremo da qui. Ma io voglio vivere la vita eterna, però. Gloria al nome del Signore. Ecco Paolo cosa dice. Dice: io non faccio alcun conto della mia vita, ho rinunciato a me stesso, come se mi fosse preziosa, pur di compiere il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare l'Evangelo della grazia di Dio. Gloria al nome del Signore. Sì, perché Paolo rinuncia a se stesso per poter arrivare a completare quella corsa e per poter arrivare ad adempiere il servizio che Dio gli ha affidato. Stai servendo il Signore con zelo, con ardore? Stai servendo il Signore come Dio veramente vuole? Stai servendo il Signore con tutto il tuo cuore? Stai servendo il Signore senza veramente, come dire, risparmiarti in nulla? Stai servendo il Signore? Abbiamo il dovere di essere testimoni dell'Evangelo, di essere testimoni di Cristo in questo mondo, fratelli. Abbiamo il dovere veramente di poter predicare il Vangelo, di poter portare la parola della grazia, di poter annunciare la salvezza a quanti stanno morendo, contro i nemici, contro le potestà delle tenebre, contro il nemico delle anime nostre, contro i demoni, contro tutto quello che va verso il Signore, in opposizione al Signore. Siamo chiamati ad essere testimoni di Cristo, testimoni dell'Evangelo. Testimoni significa predicarlo e viverlo. Questo significa testimoni, proprio come Paolo: predicare e vivere, tanto da rinunciare a se stesso. Il tempo è questo, un tempo veramente difficile, fratelli e sorelle, ma è il tempo in cui noi siamo chiamati a predicare il Vangelo, è il tempo in cui siamo noi chiamati a servire il Signore, ad essere testimoni di Cristo. Sì, qualcuno può dire, ed è vero, questo è il tempo in cui tanti stanno vacillando, è il tempo in cui tanti stanno perdendo, è il tempo in cui tanti stanno andando dietro false dottrine, è il tempo in cui tanti si stanno raffreddando, è il tempo in cui tanti stanno cercando di appagare i desideri del proprio cuore, della propria carne. Tanti stanno cercando, insomma, di andare dietro le proprie passioni carnali.
È il tempo in cui il mondo sta andando alla deriva, sì, è il tempo in cui le anime si stanno allontanando dal Signore, ma è il tempo in cui io e te dobbiamo essere testimoni di Cristo, in cui bisogna predicare il Vangelo, è il tempo in cui bisogna essere collaboratori di Dio, predicare la parola della grazia con coraggio, con fede, con forza, fratelli, con ardore, con passione, con parole d'opere, con pensieri, con atteggiamenti. Questo è il tempo in cui io e te dobbiamo essere sempre più ripieni di Spirito Santo per predicare la parola di Dio con potenza, con efficacia, affinché in un mondo del genere possa verificarsi l'avanzamento dell'opera di Dio, del regno del Signore. Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 1 e 2, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e di pazienza. Dio apprezza e desidera questo tipo di uomini, uomini con un cuore nuovo, che sono pronti a rinunciare a se stessi per correre con perseveranza la gara che gli è posta dinanzi e per adempiere il servizio che Dio gli ha affidato. Signore, rendici così. Chiniamo i nostri capi, preghiamo il Signore.